Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come si smonta la calotta degli specchietti per andare a montare la freccia dinamica all'interno dei nostri specchietti. Su internet, su AliExpress, all'interno della descrizione vi metterò il link di dove le ho comprate. Abbiamo acquistato queste luci, queste frecce luci dinamiche. Così sembra molto più bello anche nell'estetica. Adesso vi farò vedere il video passo passo di come si smontano gli specchietti. In questo caso abbiamo comprato, come vi dicevo, su AliExpress le frecce. In più all'interno c'è uscita anche questa lavetta, vedete? Per aiutarci a smontare lo specchietto. Così che non rompiamo lo specchietto. Di che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno per montare questo specchietto, oltre a questo farina che ci è uscito all'interno, di una Vitatox, di un questo qua, anche viene sa con la Torx, da 10, ecco qua, perfetto, tu sei riuscito a leggerlo, ok, perfetto, adesso vi farò vedere lo smontaggio e poi il rimontaggio della freccia. Perfetto, per smontare lo specchietto dobbiamo innanzitutto buttare tutto lo specchio così, però dall'altra parte, dentro così, così che esce questo qua fuori. Andiamo a fare leva su questo lato e poi anche da quest'altra parte qua, piano piano. Perfetto, una volta fatto ciò, lo specchio se ne viene da solo. Ok, sganciamo questa qua a disposizione, perfetto, e andiamo a togliere i cavi per la resistenza per lo sbrigamento dello specchietto, e uno e due. Posiamo lo specchio qua e andiamo a prendere il perno con il dado. Il giravite, smontiamo sotto qua. Ci sono quattro vernici da smontare. Due sono della calotta e due sono degli specchietti della freccia. Questi qua della calotta, uno è questo qua e l'altro è questo qua. Poi, una volta smontato lo specchietto, andiamo a smontare quello delle frecce. Uno sta qua e l'altro sta sotto, dove vi faccio vedere. Per il momento smontiamo questo che sta là e questo qua di qua. Uno l'abbiamo tolto, andiamo a togliere l'altro. Perfetto. Una volta fatto ciò, dobbiamo andare a sganciare dei ganci. Uno è questo qua che sta sopra qua e uno è questo qua e in più questo sotto qua, vedete? Li andiamo a sganciare e così che se ne viene la calotta. Adesso vi farò vedere un attimo solo. Una volta sganciato lo specchietto, tiro qua, dovete premere verso l'interno, ci sono questi ganci qua da sganciare. Ok, tolto lo specchietto. Dobbiamo andare a sganciare il connettore delle frecce, eccolo qua, vedete? Che serve questo connettore qua, andiamo a togliere questi fili che stanno nella sua guida. Andiamo a tirare via. Sganciamo questo qua, ci do un cacciavite fisso così da andarlo a sganciare piano piano. Perfetto, vedete? Ok, perciò ce lo tiriamo via. Una volta che abbiamo la calotta dello specchietto in mano, andiamo a togliere quell'altro perno
di che vi dicevo prima, che uno stava qua e uno sta qua. Scanciamo qua, svitiamo questo perno, ci togliamo via la freccia. Vedete? Ecco qua. Perfetto, e andiamo a rimontare l'altra. L'altra freccia è questa qua, questa è quella sua originale, come potete vedere. Vedete che, un attimo, togliamo la pellicola, ecco qua, già diciamo ad occhio, a parte mia, questa qua è pure rotta, si è rotta, in un incidente mi hanno colpito la freccia, già ad occhio si vede, diciamo, che è molto più bella questa qua, che potete vedere che è nero opaca, già si presenta già visivamente diversamente, nero opaca, e i led non si vedono all'interno, invece questa qua è trasparente, vedete come questa qua, e diciamo anche esteticamente non è che era molto bella. Sotto qua si vedono la striscia di led, che poi sarà, i led sono i led dinamici, però una volta montato tutto non si vede niente. Andiamo a montarlo. Perfetto. Passiamo questo, prendiamo la calotta. Per montarlo lo stesso sistema di prima, dobbiamo andare a posizionare questo prima nella sua sede, così, vedete? E poi piano piano quella entra tutto, vedete, ecco qua, entra tutto da solo, entra. Va metà dentro e metà fuori. Ok, vedete? E quindi anche le viti si troveranno a posto loro. Allora andiamo a prendere la vite qua, andiamo ad avvitare e poi andiamo a prendere l'altra. Ecco qua, posizionate le due viti. Prendiamo il giravite e ce l'avvitiamo. Ok. Ok. Non lo stringete forte, che comunque è plastica. Sia la calotta e sia la freccia stessa, i supporti delle frecce. Ecco qua. Vedete, è bella precisa anche nella sua sede, vi posso garantire anche a tatto il fatto di una buona manifattura. Anche qua sullo scalino è fatta bene, non c'è nessuno scalino, diciamo, che ci dà fastidio, ed è fatta molto bene, molto curata. Adesso lo andiamo a montare e vediamo come si vede. Per montare dobbiamo fare la procedura inversa, cioè prima di mettere il connettore dello specchietto della tua sede. Ok, ci passiamo i fili come stavano prima montati nella tua sede, così da poter rifermare. Ok, e anche qui. Fatto ciò, piano piano ci abbassiamo la calotta. Ci tiriamo fuori tutto il cablaggio dello specchio, ecco qua, e piano piano andiamo nuovamente a mettere in sede tutti i ganci fuori. Ecco qua, perfetto. Una volta montato la calotta sullo specchietto, mi raccomando, fate attenzione anche al passaggio di questo pezzo di sotto. Vedete, è abbastanza, no, abbastanza, è molto preciso, è molto curato anche. Vedete, non si vede nemmeno più il led sotto. La striscia che si vede è questa qua. Una volta accesa vi farò vedere che comunque anche la freccia ha un bel effetto.
Una volta montato tutto, andiamo a montare lo specchio dentro. Allora prima dobbiamo montare questi due perni qua, che ad ogni modo comunque non serve nemmeno smontarli, perché questi due perni qua sono della calotta di sotto e noi questi qua non la smontiamo proprio, quindi è inutile andarli a smontare. Dobbiamo smontare solo questo qua dopo aver smontato la calotta per cambiare la freccia il LED. Ecco, vedete? Ok, adesso andiamo a montare questi due da qua e montiamo lo specchietto, vediamo come si vede. Prendiamo i due perni. Ok, come sempre vi consiglio, non stringere forte, che tanto non serve. Ecco qua. Perfetto. Una volta fatto ciò, ci andiamo a montare lo specchietto. Questi due ganci qua, 1 e 2, vanno dentro questa guida che sta qua. Adesso vi faccio vedere. 1 e 2. Però prima dobbiamo mettere nuovamente i connettori dietro questo, dietro lo specchietto. E 1 e 2, perfetto. Ok. Fatto ciò, ok, e dopo ce lo riposizioniamo all'interno. Adesso accendiamo le frecce e vediamo come si vede. Ecco qua, adesso ho messo le quattro frecce. E questo è il risultato che si vede. Posso garantirvi che è un bel risultato, un bel effetto. Non so se si riesce a vedere dal video. Comunque ha una bella luce forte ed è bellissima. Comunque fa un bel effetto. Sia questo qua a sinistro e sia questo qua a destra. Ragazzi, come sempre spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella e niente, se avete bisogno di qualche aiuto scrivetelo nei commenti, che come posso vi aiuterò sicuramente. Nella descrizione di questo video qua metterò il link di dove ho comprato queste frecce dinamiche. Le ho comprate su AliExpress, mi sono arrivate in circa 20 giorni, 25 giorni, e posso garantirvi che comunque contattando anche il rivenditore è stato abbastanza anche lui molto, molto disponibile nell'acquisto di queste frecce. Ad ogni modo, comunque vi consiglio sempre, prima di acquistare, di contattare il venditore per vedere se le frecce vanno bene per le vostre macchine. Adesso ci mettiamo nella macchina per vedere se ci dà qualche tipo di errore o anomalia. Okay. Spegniamo le frecce. Okay. Andiamo a mettere qua. Eccoci qua, allora. Mettiamo in moto. Perfetto. Ok, e mettiamo la freccia e vediamo se ci dà qualche tipo di errore. Questa è la freccia di sinistra e sta funzionando, vedete? Perfetto. Invece questa qua è quella di destra e anche quella sta funzionando, vedete? Si vede anche il riflesso della macchina, guardate. Ok ragazzi,
queste mi sono quattro frecce. Perfetto. Ragazzi, mettete mi piace e condividete il video. Ciao ragazzi, al prossimo video.